distanza di 2 anni dalla scomparsa di Donald Emiro Giuliani, deceduto il 31 ottobre del 2020 all'età di 86 anni, ieri, domenica 30 ottobre, la comunità di Mondolfo si è nuovamente riunita per ricordare la figura di questo sacerdote che ha fatto della sua vita una missione a favore dei più fragili. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare il centro diurno Rosa Blu di Mondolfo proprio a Donald Emiro, che insieme ad altre realtà ha contribuito anni fa alla realizzazione di questa struttura, ad oggi eccellenza del territorio, che svolge un servizio importante per le famiglie e i soggetti in situazioni di difficoltà. Alla cerimonia di scopertura della targa, presente il sindaco Nicola Barbieri, l'attuale parroco Don Emanuele Lauretani, che ha benedetto lo stabile, la cooperativa che gestisce il centro insieme ai tanti ragazzi, le associazioni di volontariato del territorio, la banda e i cittadini. L'iniziativa simbolica di oggi vuole essere un tributo di tutta la nostra comunità alla memoria di una persona straordinaria, che ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza, un sacerdote illuminato, attento e sempre pronto ad aiutare chi aveva più bisogni. E l'intitolazione del centro diurno è un omaggio ai tanti gesti d'amore che Donald Emiro ha donato con tenacia e passione durante il suo lungo ministero, sostenendo moltissime persone che nella vita si sono imbattute nella sofferenza. E in questi tempi di social media e relazioni sempre più virtuali, scorgere la targa con il suo nome qui davanti al centro sarà d'ora in poi un monito per tutti noi, per non dimenticare il valore vero di una stretta di mano, di un abbraccio sincero, di un aiuto disinteressato. Comportamenti e senso di umanità che Donald Emiro ci ha trasmesso durante la sua vita. Durante la mattinata è stato poi proiettato un videomessaggio del dottor Gabriele Pagliariccio, medico chirurgo volontario del movimento Mato Grosso, che in America Latina svolge attività a favore dei più poveri. Nel suo testamento, infatti, Donald Emiro, che è stato per molti anni anche cappellano prima all'ospedale Bartolini di Mondolfo e poi al Santa Croce di Fano, ha disposto un'importante donazione in favore di un ospedale in Ecuador. Questi molti paesi del mondo, grazie a Dio non l'Italia, per chiedere salute, per curarsi è necessario pagare, così in Ecuador è necessario pagare. Questo ospedale invece viene garantito a tutti il diritto di curarsi, anche a chi non ha la possibilità, anche a chi non ha la possibilità di pagare. Donald Emiro era proprietario di un piccolo appartamento che lui teneva a sua disposizione vicino all'ospedale di Fano, che utilizzava quando lavorava, e aveva deciso di donarlo all'ospedale, che l'abbiamo venduto e abbiamo realizzato circa 100.000 euro. E questa quota è stata donata all'ospedale. Come capite, questo gesto è di una bellezza e di una generosità impagabile, fa veramente il pari con l'opera di Donald Emiro, con il bene che ha fatto, il bene che ha fatto a Fano, il bene che ha fatto a Mondolfo, il bene che ha fatto tra le sue parti, tra la sua gente. Adesso si è riversato qui a 15.000 km di distanza, vicino ai campesinos, a favore dei campesinos, a favore di chi soffre e non ha di che curarsi, non ha i soldi di curarsi.